Congresso di Radicali Italiani, l'undicesimo congresso qui all'Ergife, alla seconda giornata siamo in compagnia di René Andreani. René Andreani è un nome che magari ai più giovani dice poco, ma René Andreani è un radicale storico, un radicale che è stato anche alla Camera dei Deputati, è stato un eletto radicale. René, di che anni si parla e che memoria hai di quell'epoca? Siamo quasi nella preistoria radicale. Io mi sono iscritto per la prima volta nel 76, ricordo ancora adesso, dopo 37-38 anni, una giornata fantastica, una serata fantastica in Piazza Navona, ultimo comizio prima delle elezioni politiche. Allora grande intervento di Oriana Fallaci, forse nessuno si ricorda che è stata anche radicale, candidata con i radicali, e poi qualche giorno dopo il quorum e quindi i primi quattro deputati. Io da allora facevo il manager allora e quindi pensavo ai soldi più che altre cose, e ho capito che Pannella stava dicendo delle cose che erano quelle che avevo sempre pensato. Allora ci ho pensato un pochino, perché era faticoso allora rinunciare a posti importanti e mettersi per strada a raccogliere firme con i radicali. Però dopo poco ho deciso, mi sono iscritto e ho cominciato a fare la mia militanza radicale. Dopodiché arrivano gli anni 80, inizia la battaglia contro lo sterminio per fame nel mondo. Io sono fra i non molti che fin dall'inizio ha creduto molto in questa cosa, e poi negli anni successivi abbiamo fatto delle grosse cose, il risultato di una legge chiamata dei sindaci e quindi l'intervento. Abbiamo ancora una bella fotografia insieme a Pannella con un cartello, indossavamo un cartello con scritto allora salviamoli, vuol dire salviamoli dalla fame, dallo sterminio per fame, salviamoci perché sennò fra un po' di anni verranno immigrando e a invadere le nostre cose. Direi profetico. È molto profetico, e di cose profetiche i Partiti Radicali ne ha fatte tante. E io ancora ricordo altre cose, altre fotografie. Una fotografia nell'81, avevo io sempre avuto dei furgoni, delle macchine che diventavano dei telegiornali, quindi ho fatto liberi.it con degli anni anticipando, e in questo furgone c'erano delle facce, caricature di Spadolini, che allora era presidente del Consiglio, e c'era una grossa scritta: stop al debito pubblico. Era l'80, adesso tutti hanno scoperto che l'Italia e il mondo è carica di debito pubblico. Noi, e Pannella in particolare, già nell'80 diceva: guardate, il grosso problema è il debito pubblico. Poi ci sono state le battaglie per la giustizia. Io in questo intervento, che poi magari ne parleremo, già nell'83-84 scrivevo: io non farò il deputato, e mi sono stato eletto e mi sono dimesso contestualmente, ma continuerò a fare il radicale, mi occuperò di giustizia, e il problema è ancora vivissimo, mi occuperò di pensioni, e il problema è ancora vivissimo, e mi occuperò di tutta una serie di cose. Dopo 30 anni i problemi ci sono ancora e sono addirittura peggiorati. E ora veniamo invece a noi, perché sono venuto qui fra i miei vecchi amici radicali e compagni per smentire, ormai sono stufo, perché io da 5 anni risulto uno dei 4 italiani peggiori, perché risulta che io abbia fatto un giorno il deputato e abbia riscattato, anzi addirittura alcuni hanno detto è gratuitamente, piglio il vitalizio, cioè la pensione. Questa notizia è falsa, perché io nella legislatura, nona legislatura, è vero che sono stato eletto, ma mi sono dimesso contestualmente, e anche se avrei potuto riscattare il vitalizio, sarebbe stata una cosa regolare, ma per miei motivi, siccome la mia polemica era anche in casa radicale, perché molti dovevano dimettersi, non si dimettevano, e quindi c'era il problema di stare attaccati o no alla poltrona. Io volevo dare un segnale a tutti gli italiani e ai radicali anche, e quindi non solo mi sono dimesso subito, ma addirittura non ho riscattato il vitalizio. 5 anni fa hanno incominciato invece a scrivere un articolo dicendo che io ero uno dei 4 radicali che invece, pur essendomi dimesso immediatamente, prendevo il vitalizio. Ho pensato, come diceva Andreotti, e me lasciamo perdere, perché intanto più ne parli più incrementi la cosa, e sembrava che dopo pochi giorni non se ne parlasse più. Nell'ultimo anno, visto questa recrudescenza contro la casta, contro i privilegi e così via, è vero che i deputati hanno dei privilegi, lo confermo, ma a questo punto se tu vai a vedere 200-300 siti in Italia, dicono che una delle 4 peggiori sanguisughe sono sottoscritte.
È il sottoscritto. Allora ho deciso che intanto li denunceremo tutti, perché faremo anche un po' di soldini, credo, perché ci sono dei documenti ufficiali della Camera in cui smentiscono che io in quella nona legislatura, dove ho fatto un giorno e mi sono dimesso, prendo il vitalizio. Quindi questo è, non c'è neanche da discutere, è sacrosanto. Però i soldi, come sempre, non vorrò tenermeli per me, perché sennò mi farei veramente il vitalizio con questa cosa. Ok, allora a questo punto passiamo anche al motivo per cui sei qui, in un banchetto molto ricco che abbiamo, adesso inseriremo anche nelle immagini di questa intervista, con una carrellata che parla di alimentazione, di ecologia, però è una cosa un po' particolare, ecco, illustracela. Sì, esatto, allora io mi occupo ormai da 37 anni per curare me stesso, perché a 40 anni ero un grande malato, e in questi 37 anni ho cercato di abbandonare i dottori che non mi riuscivano a curare. Ho dovuto studiare moltissimo, ho dovuto sperimentare moltissimo, ho fatto moltissimi errori, però alla fine ho capito alcune cose che si potrebbero fare, e la cosa principale è la prevenzione. È inutile andare a curare le malattie, è meglio che non ti vengano, però è un impegno duro, difficile, lungo e impegnativo. E a questo punto ho, siccome sono anche un presuntuoso, un megalomane e così via, ho creato anni fa un mio metodo chiamato metodo Renandreani, MRA, metodo Renandreani, e poi 7-8 anni fa ho detto, ma siccome di metodi per la salute ce ne sono tanti e io ritengo che il mio sia uno di quelli buoni, come negli alberghi ci sono le 2, le 3, le 4, le 5 stelle, allora ho fatto MRA metodo 5 stelle, quindi poi Grillo mi ha copiato. Ma non vuol dire, le mie stelle sono diverse da quelle di Grillo, le mie stelle sono 5 stelle, e anzi, se si possono vedere, sì, le inquadriamo anche. Le mie stelle sono la prima, energetica vitale, la seconda mentale intellettuale, la terza sociale comunicativa, la quarta emozionale passionale, quella dove Pannella ha una stella che ha 6.000 watt proprio, e la fisica naturale. Quindi un altro messaggio che io vorrei lanciare ai miei amici podisti, marciatori, ecologisti, animalisti, vegetariani, vegani e così via, che è importantissimo mangiare roba biologica, meglio se cruda, a chilometro zero, di stagione, è importantissimo fare 7, 8, 10 km al giorno di marcia, di... tutto bene, però tutta questa cosa, e tanto di cappella chi riesce a farla, è un 20% del problema della salute. Quindi se questi marciatori, se questi animalisti, se questi appassionati di diete si limitano a questo 20%, ma poi sono rancorosi, astiosi, invidiosi, bugiardi, mentiscono a se stessi e hanno ancora tante altre cose, sicuramente sono già dei casi patologici e sicuramente si ammaleranno, perché è inutile mangiare ciliegie biologiche o uva biologica quando io poi sono un invidioso. Prima o poi il fegato si ammalerà comunque. Ecco, quindi io il messaggio che sto cercando di dare da qui in avanti è quello che bisogna avere la salute a 5 stelle. E concludo, 20 anni fa, anzi 22 anni fa, perché poi io è vero che mi sono dimesso da deputato, però nella legislatura seguente, la decima, sono stato eletto. E allora, quando ero eletto, ho tentato di fare, perché già allora mi occupavo di queste cose, un progetto di legge per istituire un centro contro l'accanimento terapeutico, che allora chiamavo un centro vita sana. La legge non è stata approvata, io però 20 anni fa, anzi 22 anni fa, a Montecitorio ho organizzato il primo ed unico grande congresso mondiale sulla digiunoterapia, perché un conto sono gli scioperi della fame che fanno i radicali con i tre cappuccini, che sono sotto il profilo della salute pessimi, ti distruggono il fisico. Un conto è fare invece la digiunoterapia, che è una terapia vecchia di millenni. Ha digiunato 40 giorni Elia, Mosè, Gesù Cristo, Maometto, Buddha, San Francesco, Yogananda e chi più ne ha più ne metta, Santa Chiara, Santa Rita, cioè la storia dell'umanità ha giganti che hanno digiunato. Allora, quello che io vorrei fare, siccome la legge non è stata approvata, io ho capito che era inutile che stessi a Montecitorio a scaldare delle seggiole perché non riuscivo a risolvere i problemi, me ne sono andato e ho aperto per 3 anni in Veneto un centro che ho chiamato appunto Vita Sana, ma senza la legge che mi proteggesse. E quindi dopo un po' si è sparsa la voce e gli ospedali di Vittorio Veneto,
di Treviso, di Padova, quando mandavano a casa le persone malate di tumore terminali, che dicevano fra 2 o 3 mesi devi morire, è meglio che tu muoia a casa, perché sennò nelle statistiche l'ospedale è un ospedale che ha troppi morti. E questi, venuti a sapere che c'era questo centro dove io avevo aperto per fare, insegnare certe cose, per sperimentare certe cose, però sono arrivati i primi malati terminali gravissimi a dire: ma visto che dici che col digiuno si può fare, e non è che lo dicessi io, sono cose vecchie di almeno 150 anni riscoperte dagli americani, Herbert Shelton, sconosciuto in Italia, è un gigante che ha curato 40.000 casi nella sua vita di casi di malattie gravi. E allora abbiamo incominciato a vedere quelli che avevano veramente voglia di vivere, perché se uno non ha voglia di vivere si muore facilissimamente. E allora hanno incominciato a fare questi lunghi digiuni. Per mia fortuna, se no sarei andato in galera sicuro, che non sono un medico e così via. E malati gravi che dovevano morire, sono passati 14, 15, 13 anni, vivono ancora e si sono salvati col digiuno. Allora, visto che 22 anni fa i radicali non hanno recepito questo messaggio e hanno lasciato che lo facessi da solo con tutti i rischi e finanziari, e ci ho rimesso anche tanti soldi e anche comunque penali se moriva qualcuno, adesso dopo 22 anni e dopo certi risultati fantastici ritorno a dire: signori, da un po' di anni l'alimentazione non me ne siete mai occupati, la salute pochino, perché i radicali, se uno li vede quanto fumano, già capiscono, tutti capiscono che non ci tengono molto alla salute. E l'ambiente, una volta, quando alcuni di noi, che poi abbiamo fondato i Verdi, Verdi Arcobaleno, io sono stato il tesoriere dei Verdi Arcobaleno nazionale, sono stato fra i fondatori del Sole che ride e così via, però ho capito che poi i Verdi erano interessati non all'ecologia, ma alle poltrone di assessore, ministro e così via, e ho mollato anche i Verdi. E ho fatto una mia strada totalmente solitaria. E nel 1991 ho fondato un'associazione che si chiama Lega per l'alimentazione viva e l'igienismo, Raw Food, che è un po' la moda degli ultimi 20 anni, 10 anni americana, e a questo punto ho fatto delle cose. Adesso, dopo 22 anni, dico: signori, io vorrei fare associazione alimentazione, salute e ambiente, mi date una mano, vi scrivete, un piccolo test, 10 euro per dire sono interessato, vi scrivete, se entro un anno arriviamo a 1000, chiediamo la federazione al partito radicale transnazionale e facciamo la battaglia insieme, se no ricontinuerò a fare le cose per conto mio. D'altronde ero un malato grave a 40 anni, ne ho 74, sto meglio di prima, quindi quelle cose potrebbero funzionare. René, un attimo, non è finita, rapidamente in chiusura qualche riferimento per potersi informare su queste cose, allora, siti, sì, email, eccetera. Sì, sì. Allora, io ho il più vecchio sito nel settore dell'alimentazione dell'italiano, che si chiama vegetarian.it, l'ho fondato nel 97, lo sto completamente rinnovando, comunque lì ci sono tutti i riferimenti. Comunque la mia mail è andreani@vegetarian.it. Grazie di tutto e a presto. Ciao Re. Iscrivetevi. Grazie Nino Andreani. Grazie ancora. Ciao. Grazie veramente.